Ben trovati a tutti, come state? Ciao Massimiliano. Ciao Anna Paola, io Siamo sto qui. bene. Siamo quelli della musica e. Benvenuti nel nostro salotto musicale. Oggi, Sì, vedi, l'ho detto io oggi, oggi è vedi. proprio un salotto in tutti i sensi. Infatti abbiamo, come in ogni salotto che si rispetti, anche degli ospiti molto graditi, vero? Certo. Uno l'abbiamo qui in carne ed ossa, si può Dai, dire. presentacela, presentacela, dai. Allora, io do il benvenuto di nuovo a Maria Assunta Tomassone. Ciao Maria, come stai? Ciao, io sto bene e sono molto contenta, emozionata, onorata di essere qui con voi e vi ringrazio di cuore. Grazie. Di che cosa parliamo oggi? Dai, dici, dici, dici. Di È sempre di musica. musica. Perfetto. Perfetto, Perché perfetto. oggi la musica è Com'è? sempre viva, Sempre viva. sempre viva, poi Infatti, capirete il perché. non è a caso. Quando noi scegliamo i titoli, non è mai a Eh caso. sì, A senti Anna caso. Paola, ma è vero che abbiamo addirittura un contributo audio? Certo, potevamo Wow! farci mancare un contributo audio. No, Eh beh, di chi si da tratta? parte di una Che... bellissima voce, in tutti i sensi. Ed è di Andrea Belisari. Ascoltiamo quello che ha da dirci. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Speranza. E un grande saluto al direttore di Radio Speranza, a cui va il mio più forte ringraziamento per questa bellissima opportunità. Io sono Andrea Belisari, sono un cantante, turnista, insegnante di canto e di musica. Ecco, la mia esperienza con il grande Antonio Cesari e con la carissima Maria Assunta partì circa 8 anni fa, in cui iniziava, si può dire, la mia carriera musicale, poiché proprio in quell'anno cominciavo la mia formazione professionale al Conservatorio di Pescara. Ecco, in quell'anno Antonio era alla ricerca di nuove leve, possiamo dire, di nuovi cantanti, affinché potessero dar voce alle sue composizioni, alle sue canzoni. E per me fu un grandissimo onore, poiché Antonio dava a me e non solo, anche a tantissimi altri miei colleghi, l'opportunità di farsi conoscere a tante altre persone, ma soprattutto di far sentire la propria voce, quindi di potersi esprimere. E quindi questa per me, posso dire che Antonio davvero mi ha dato una grandissima mano nella mia carriera. E poi, oltre a questo, io anch'io da scrittore mi immergevo un po' nei panni di Antonio e mi rendevo conto che anch'io scrivendo una canzone non era per nulla facile affidarla alla voce di un'altra persona, poiché quando scrivi una canzone, quella canzone è come se fosse un figlio, è una creazione, è parte di te e quindi come tale vuoi che possa uscire un po' come vuoi tu, al meglio, al massimo. E quindi per me era davvero un impegno che mi rendeva orgoglioso poterlo fare, mi onorava e quindi questa cosa l'ho vista come una formazione davvero speciale. E Antonio spingeva molto me e anche molti altri ragazzi a partecipare a tantissimi concorsi molto importanti nelle televisioni e questo è stato davvero magnifico. Ricordo come insieme con la cara Maria Assunta mi hanno sempre trattato come davvero un figlio e mi hanno sempre dato queste opportunità. E le canzoni di Antonio rimangono e rimarranno per sempre perché erano canzoni vere che uscivano dal cuore e questo lo posso testimoniare perché chiunque oggi si ricordi anche tra i miei colleghi Antonio Cesari sa e può raccontare delle esperienze bellissime vissute e questo lavoro che Antonio ha fatto, tutti i bei frutti si vedono oggi nella carissima Maria Assunta perché lei ha sublimato in sé tutto il lavoro di Antonio e quando lei mi chiamò che aveva scritto Il Coraggio, la primissima canzone che gli ho registrato, io rimasi davvero molto ecco molto 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 felice perché mi sentivo che era una canzone che
con tutto il vissuto che ho avuto con loro potevo davvero interpretare al meglio, oltre al fatto che ho intravisto e intravedevo che in Maria Assunta, anche dentro di lei, c'era questo dono della scrittura, questo dono di andare nel profondo in ogni canzone. E quindi oggi sono davvero molto contento, molto felice di poter aiutare, solo prestare la mia voce, nulla, ecco, nulla di più. Ma per tutto quello che mi hanno dato ci lega una grandissima amicizia, ci lega un grandissimo rapporto, e questo in fase di registrazione sicuramente si può sentire. Grazie mille per queste mie brevissime parole, un forte ringraziamento, un saluto. Bene, allora ascoltiamo il coraggio. Eh sì, siamo pronti, siamo tutti orecchi per ascoltare questo brano. Sono curiosa che, anch'io. Insomma, davvero. Sono curiosa anch'io. È un regalo di Antonio, praticamente. E quindi... No, soprattutto è regalo anche di Maria Assunta, perché è lei che l'ha scritto. Poi parleremo anche con lei. Ecco. Intanto però ce l'ascoltiamo. Quando all'improvviso ti assale e non riesci a respirare, perché la sera si presentano tanti brutti pensieri, tutto intorno a te insignificante, ti chiedi cosa sia importante in questo mondo difficile. E allora con coraggio metti da parte e con forza pensi di ricominciare. Tendi la mano ma invano tutto intorno a te, e vano l'infelicità, non ti piace, sai che la notte sarà buia, chiudi gli occhi per paura. Pensi di andare in un posto che non sia contrapposto, ma dove vai se quello che hai dentro resta sempre con te? Non ti abbandona, cerchi con tutta la disperazione tra le stelle la più luminosa, la vedrai. Sì, lo sai, la vedrai. E allora con coraggio metti da parte e con forza pensi di ricominciare. Tendi la mano ma invano tutto intorno a te, e vano l'infelicità, non ti piace, sai che la notte sarà buona. Chiudi gli occhi per paura. Sai che tutto finisce, allora mi di più. È più forte l'amore, ti rende felice. E anche al buio la stella si illuminerà. Aprirai gli occhi all'improvviso, vedrai un mondo migliore per tutti noi desiderosi, forse sarà d'altrove. E allora con coraggio metti da parte e con forza pensi di ricominciare. Tendi la mano ma invano tutto intorno a te, e vano l'infelicità, non ti piace, sai che la notte sarà buia. Chiudi gli occhi per paura. Chiudi gli occhi per paura. Chiudi gli occhi per paura. Io mi sono emozionata, non so te. No, è così, perché esprime sentimenti profondi questo adesso brano. Sentiamo qualcosa. Vero, che ci racconti, Maria Assunta? Dici. Sì. Sì, allora pochi mesi, diciamo, dalla
purtroppo dalla scomparsa di Antonio per questa brutta malattia. E pochi mesi dopo, insomma, io ero disperata, eravamo in lockdown. Ma una mattina, tristissima mattina, mi alzo piangendo, comincio a pensare e penso, cammino, sto in casa e cosa faccio, il coraggio, dove lo trovo il coraggio, senza, da sola cosa faccio, eccetera, eccetera. Improvvisamente penso, ma perché non provare a scrivere, magari mi aiuta. E così ho fatto, mi è venuto un pensiero, da quel pensiero era uno dietro l'altro, e fino a che ho fatto subito la bozza della canzone. Quindi hai scritto di getto, in sostanza, questo sì, che ci stai dicendo. Sì, sì, perché il pensiero mi è venuto, ma siccome continuavano a venire le frasi, mi venivano una dietro l'altra, e improvvisamente dico, adesso mi metto a scrivere, magari mi aiuta. Sì, sì, sì. E così. Quindi io nasco, ti così. immagino una cosa, che tu ti sei seduta su un tavolo e hai detto, prendo un foglio bianco e inizio a scrivere, proprio così che si inizia, sì, di immagino solito. Che sia successo proprio, sì, quello, immaginiamo, vero? Immaginiamo, sì. E quindi sei diventata autrice inconsapevolmente, almeno all'inizio, vero? Esattamente. È vero. Esattamente. Insomma, sì. Antonio, davvero talent scout, ha fatto il talent scout pure con te. Sì, sì. Esatto. Sì, sì, ma io non lo sapevo, questo è stata una sorpresa. Te l'ha fatto scoprire lui, dai. Sì, quando poi ho presentato la canzone, che io per la musica la faccio insieme a un amico mio, sì, che mi aiuta, che ha collaborato con Antonio, e lo ringrazio tanto per questo. Quando ho presentato la canzone, ho chiesto a Andrea Bellisari, lui è stato felicissimo, allora ho detto vabbè, va. Come è finita questa canzone, io ho iniziato a scrivere una canzone, ma proprio sentivo, sì, che la mia cura era quella ed era quella, sì. Perché io scrivo con tutto il cuore, scrivo, mi racconto, e questo fatto mi fa star bene. Non solo fa star bene te, ma fa star bene anche gli altri. Fa star bene anche noi tutti. Mi fa piacere. Senti, ma ti piacciono anche gli scout? Io sempre... La domanda al fine, ovviamente. Sì. Sono contenta di questa domanda, perché ho sempre avuto un rispetto, un'ammirazione per i ragazzi, per la divisa, Io non ho avuto questa esperienza, ma in famiglia ho due nipotini che mi raccontavano, cioè, ma un bel giorno dico, ma perché no? E allora ho pensato di fare un regalo agli scout, in che senso? E ho scritto questa canzone e mi sono immedesimata, ecco. E mi sono immedesimata. Questa è una sorta di inno, penso, non lo so. Ma infatti io direi che possiamo già ascoltarla. Ecco, così si intitola Viva gli Scout. Eccola qua. Ciao, come stai? Cosa fai? Vuoi venire con noi? Siamo amici tuoi, unisciti a noi. Sai, ma c'è tanto da fare, solo non sarai mai, momenti belli trascorrerai e felice sarai. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. Difficoltà affronterai, ma non ti spaventare, certo le supererai, confidiamo in te. E non ti deluderemo, sarai molto impegnato,
se la tristezza ti assale, noi saremo al tuo fianco. Con il tuo sorriso stampato sulle labbra miglioreremo le nostre giornate. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. In tenda dormirai, in letto non rimpiangerai, davanti al camino acceso ti scalderai. Quanta fatica, non è stato facile, ma tante cose hai imparato. Sicuramente ti mancheranno, perché ora devi salutarci, i tuoi ti stanno aspettando. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. Quando li abbraccerai, tante cose racconterai, a bocca aperta li lascerai. Quando dirai che ripartirai, noi saremo ad aspettare. Con tanto orgoglio hai indossato la divisa, con decisione hai promesso sul ciglio. Ogni branca hai superato, fino ad entrare nel reparto. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. Coraggio dai, ti aspettiamo, non ti pentirai, felice sarai. La promessa hai mantenuto, un vero scout sei diventato. Ora il mondo puoi abbracciare, e in tutto in coro noi diciamo: viva gli scout, 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 viva gli scout. Viva gli scout, proprio un inno. Beh sì. Aveva ragione, non ascoltandola. Ricordiamo sempre che canta Andrea Belisario, sì. Sempre, insomma, sì, con sì. La sua bellissima voce, meravigliosa, sì. Devo dire. Io ho segnato tre parole chiave, ma riassunte: difficoltà, coraggio e felicità. È un terzetto che, come dire, uno a sentirlo dice: ma che ci hanno insieme queste tre parole? Invece nel testo ci sono tutte e tre. Perché se non sperimenti le difficoltà con coraggio, non puoi essere felice. Un po', sai, ho colto bene il senso? Sì, esattamente. La difficoltà, per superarla ci vuole coraggio. Però dopo c'è la felicità, perché hai raggiunto lo scopo e tutto quanto. Quindi diciamo che... Hai riassunto in tre parole la vita stessa, l'esistenza stessa. E poi è la vita degli scout, grazie, insomma, credo. Grazie, quindi, grazie, grazie. Mi sono immedesimata tanto, pur non avendo avuto questa esperienza, perché li ho sempre ammirati. E sono stata molto, molto contenta, perché mi è venuta un'idea, anche parlando con i miei nipotini. Certo. Nipoti giovani. Lo stesso Andrea Belisari ha avuto l'esperienza degli scout e non se lo sarebbe mai aspettato, perché quando io ho presentato questa canzone è rimasto molto... Allora molto salutiamo lo scout Andrea. Sì. E tutti gli scout che conosciamo a questo punto, perché... Viva gli scout! Viva gli sempre. Scout! Sì. Tu ci hai intitolato la canzone, quindi insomma, quindi... chi più di te può dirlo? Perché a volte anche non vivendo fisicamente un'esperienza la si può vivere, nel senso che c'è quella cosa che si chiama empatia, che te la fa vivere, vero? È stato così, è proprio così, sì. E sono contenta anche perché è piaciuta. È piaciuto, ho parlato con...
ho fatto il giro di tutte le chiese, e l'ho presentata e anche in Molise, e quindi ci ho lavorato molto e, benissimo, e la canteranno i ragazzi. Quindi ti hanno chiesto anche di adottarla come inno, per caso? No, però tutti hanno detto le tue parole, in effetti, che sembra proprio un inno. Perfetto. Sì. È un inno. È un po' come l'italiano di Toto Cutugno, che è una sorta di secondo inno nazionale. Sì, perché, qui abbiamo il secondo inno degli scout, diciamo sì, così. Sì, perché è stata la musica porta proprio... durante la giornata degli scout, a camminare marciando così in felicità, rallegrare le giornate degli scout. Bene. Quindi davvero bene. Siamo molto felici di aver intanto ricordato Antonio, che è stato anche qui nei nostri studi, qui a Radio Speranza, lo ricordiamo sempre con grande affetto. Con grande vicinanza, insomma. Grazie. E poi di aver conosciuto queste note, fatto conoscere queste note, perché... e anche questo tuo lato da autrice. Sì. Grazie. Siamo contenti. Davvero, noi speriamo di averti di nuovo ospite qualche altra volta, magari. Vi ringrazio, io sono sempre molto molto contenta, anche perché io qui mi sento a casa, e volevo un ringraziamento speciale veramente per avermi pensato e per essermi vicino. Devo ringraziare il direttore Davide De Amicis, la dottoressa Anna Paola Dienno e Massimiliano Spiriticchio. Grazie. Anche lui dottore, anche lui, per avermi accolto così. E sono veramente emozionata e onorata. Se posso, in questa occasione volevo ringraziare tutti i miei amici interpreti, e che mi sono stati sempre vicino, e senza di loro io non sarei qui in questo momento, perché la canzone è composta da testo, musica e interpretazione. E quindi la canzone, senza musicisti e cantanti. Sì, e li ringrazio veramente tutti, con tutto il cuore, di essermi stati sempre vicino. E allora siamo noi che ringraziamo te, ti veramente. Ringraziamo veramente tanto, 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 e ti aspettiamo presto. Grazie. E ringraziamo tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori. Certo, per una volta diciamo prima il femminile. Infatti, oggi va bene. Per essere stati in nostra compagnia. Tu tornerai la prossima volta, vero? Sì, Paola? Tu. Certo, e chi so scorda. Allora, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao.